Buongiorno, sono la dottoressa Silvia Ferrucci, responsabile del servizio di dermatologia allergologica e professionale dell'unità operativa di dermatologia del Policlinico di Milano. Noi ci occupiamo prevalentemente di patologie come dermatite da contatto, orticaria cronica e dermatite atopica. Il nostro è un centro di riferimento nazionale per la diagnosi e la cura di queste patologie. In particolare ci occupiamo di dermatite atopica, in effetti abbiamo al momento una casistica di circa 250 pazienti affetti da dermatite atopica severa in terapia con dupilumab. Come noto, questo è un momento estremamente complesso per l'Italia, per la Regione Lombardia e la città di Milano in particolare per l'emergenza legata al coronavirus. Il Policlinico è in prima linea per il trattamento Covid-19. Molte risorse umane, come il personale infermieristico e medico, ma anche spazi e attrezzature, sono dedicati a cercare di curare al meglio i pazienti Covid positivo e a far fronte alle tante necessità che si sono presentate in emergenza. Nonostante le inevitabili difficoltà legate alla pandemia, si è scelto anche di garantire la continuità terapeutica e assistenziale a quei pazienti affetti da patologie croniche gravi che hanno bisogno di continuare i loro trattamenti, come d'altra parte è stato sottolineato dalle maggiori società scientifiche dermatologiche nazionale e internazionale. La riacutizzazione di certe patologie, come la dermatite atopica, può avere un impatto fortemente negativo sullo stato immunitario dei pazienti e quindi esporli a maggior rischio di infezione da parte del coronavirus. Inoltre, le particolari condizioni igienico-comportamentali richieste per contrastare la diffusione del contagio mettono a dura prova il paziente atopico. Il lavaggio continuo e frequente delle mani, l'utilizzo di disinfettante su base alcolica, l'utilizzo di mascherine in maniera continuativa può irritare la cute fragile e sensibile del paziente con dermatite atopica. Il nostro ambulatorio è rimasto aperto, non soltanto fisicamente, ma anche tramite il telefono e una mail dedicata ai pazienti. Questa possibilità persiste tuttora. I pazienti in questo momento sono assaliti da tante paure. Inizialmente avevano timore che il dupilumab o la stessa malattia potesse influenzare negativamente sulle proprie difese immunitarie. Rassicurati su questo aspetto, è emersa un'altra paura, che era quella di non poter continuare la terapia a causa del lockdown. Sono stati quindi istituiti dei percorsi specifici di accessi all'ambulatorio. All'ingresso si misura ancora la temperatura dei pazienti, gli forniamo mascherine a quelli sprovvisti. Inoltre abbiamo ridotto al minimo i tempi di attesa. Per i pazienti impossibilitati ad accedere al centro sono stati sfruttati altri canali alternativi da contatto, come può essere la telemedicina. In questo modo abbiamo potuto valutare lo stato di salute del paziente e decidere la continuazione della terapia o meno. Per ridurre al minimo la permanenza dei nostri pazienti in ospedale, tutti i questionari che di solito li facciamo compilare, come sono qualità di vita e altri, venivano spediti prima della visita tramite email in modo che il paziente potesse compilarli a casa. In alcuni casi, grazie alla collaborazione con altri ospedali, il farmaco veniva ritirato direttamente dalla farmacia ospedaliera più vicina a casa. La dermatite atopica grave rimane grave anche in tempi di coronavirus. In questo periodo di circa 2 mesi abbiamo visitato circa 20 pazienti affetti da dermatite atopica severa o in terapia con immunosoppressori e quindi abbiamo iniziato una terapia con dupilumab. Nonostante le difficoltà, abbiamo cercato di mantenere le nostre attività di ricerca, compilando o mantenendo attualizzato il nostro database e aggiornando il nostro archivio fotografico. Quindi possiamo dire, non mollare mai, c'è sempre una strada. Never give up, there is always a way. Thank you. Grazie.